Lo dico subito, questa volta l'intervento è di natura promozionale e l'invito a approfittare di un'offerta che è valida fino al prossimo Natale 2016, per l'acquisto di un ebook di cui sono autore insieme a Mario Pireddu. Il titolo di questo ebook è Storia e pedagogia nei media e l'offerta è presso il sito StreetLib, che mette appunto questo ebook a disposizione dell'acquirente al prezzo di 1,49 euro. Dopo Natale questo ebook tornerà al prezzo originario di 2,99 euro. Perché questa autopromozione? Perché le ragioni sono molte, ma la prima è che questo è un prodotto di self-publishing. Cioè io e Mario Pireddu siamo editori di questo testo, non siamo passati attraverso un editore, ma ci serviamo appunto dell'agenzia StreetLib, che è la più grande agenzia italiana di produzione, promozione, distribuzione e vendita di prodotti librari in versione digitale. Questa è la prima ragione, quindi eccomi qui a fare promozione in quanto editore. Ho tutto il diritto di fare promozioni, di chiedere a voi stessi, diciamo, eventuali acquirenti e lettori, se la cosa vi convince di essere agenti, diciamo, di questa operazione editoriale, che diventa anche un modello interessante dal punto di vista educativo e didattico. Poi, un'altra ragione è quella del merito. Che cosa tratta questo testo? Un argomento, diciamo, molto, molto complesso, che però di solito viene fortemente semplificato. L'argomento appunto dei media, di come i media formano e trasformano e contemporaneamente modificano o tengono ferma la nostra esperienza di mondo, di noi stessi, dell'altro, della realtà. Ecco, quali media? Molti media. Noi siamo agenti di più sistemi mediali. E dentro questi sistemi mediali, ciascuno di questi sistemi mediali, questa è la tesi, insomma, del nostro libro, del nostro saggio, dentro questi sistemi mediali ci sono delle storie, ci sono delle pedagogie, c'è un modo, diciamo, di essere in ciascuno di questi sistemi mediali. Se pensiamo alla stampa, nel momento stesso in cui io leggo un libro stampato, conformo la mia percezione della realtà, conformo la mia percezione del sapere, il mio rapporto con il mondo secondo uno schema particolare, organizzativo, analitico, sistematico, eccetera, tutte cose che sappiamo. Quindi è come se interiorizzassi non solo un modo di rappresentarmi la realtà, ma anche un modo di viverla questa realtà in una chiave storica particolare. D'altronde il libro stampa ormai 5 secoli di vita, nel momento in cui lo utilizziamo, incorporiamo parte di questi 5 secoli di vita. Ecco, lo stesso si deve dire del digitale. Il digitale è un altro schema mentale, un altro modo di percepire la realtà, un altro modo di essere e vivere il mondo, aperto, connettivo, che crea collegamenti, che si muove in superficie. Ecco, è assolutamente importante concettualizzare, ecco questa è la tesi, insomma, del nostro lavoro, concettualizzare queste molte realtà che stanno dentro di noi, perché chiunque si ponga problemi educativi e anche di autoeducazione non può fare a meno di interrogarsi sul senso del nostro essere contemporaneamente uomini digitali, uomini e donne ovviamente, che appartengono al mondo dell'audiovisione, uomini e donne che appartengono al mondo della lettura dei libri a stampa. Ecco, noi siamo contemporaneamente tutte queste cose e con questa pluralità dobbiamo fare sistematicamente, continuamente i conti. Ecco, non è che leggendo questo libro capirete tutto, ci mancherebbe, però intanto è un modo per cominciare un discorso in una chiave, noi pensiamo, diversa da quella consueta. Buona lettura.